bel momento di grande fermento, di grande, diciamo, anche condivisione di tutto quello che stiamo facendo, ma soprattutto, ecco, diciamo che comincia un po' a delinearsi quello che è stato il progetto iniziale, no? Perciò quello di prendersi cura di una parte di galleria piccola ma comunque enorme, perché sono quasi 2000 metri, riportarla probabilmente a quelli che erano i fasti di una volta, ma soprattutto cercare di portare un tocco un po' diverso proprio in galleria. Lo stiamo facendo dal caffè, che è la parte forse più difficile, perché è aperta 365 giorni l'anno, 7 su 7, per cui dal mattino alla colazione fino alla sera alla cena, passando per il pranzo, l'aperitivo, il tè e tutto quello che ci possiamo mettere, però cercando sempre di più di connotare il più possibile quella che è la tradizione, chiamiamola nostra, della cucina, con la visione nostra, che è quello di quando puoi attingi da qualcosa che conosci e lo rielabori, lo trasformi e lo rendi attuale. È fondamentale riuscire a individuare un'identità, no? Che sia sempre costante e aggiornata e innovativa. La cosa più bella è cercare sempre di essere attuali senza dover per forza, no, trovare la chissà che cosa. Riuscire a servire un piatto che faccia parte di una fotografia completa dell'ambiente, del piatto stesso, della stoviglia, dell'aria che si respira, dell'atmosfera che c'è all'interno di quelle mura, ad oggi elaborando e creando quello che facciamo, riusciamo a far sì che il quadro sia, non abbia nulla che stoni e il cerchio sia chiuso da quando metti piede nella galleria fino a quando metti in bocca un boccone di quello che stai mangiando. E quella è una cosa che forse ci sta dando ancora più energia, perché ci è voluto un po' per costruire tutto questo e adesso è il momento vivo, proprio per il fatto che riusciamo a creare già con quell'identità, che è una cosa fondamentale. Un quadro non inventa il colore, mette assieme dei colori che esistono, le dà delle sfumature infinite, ma non lo crea, il colore esiste. Così come la nostra parte di cucina è una parte che esiste già, ma a noi piace dare un aspetto completamente nuovo, che abbia delle nuance che stanno bene dove siamo e che magari abbiano l'eco del passato, ma che siano estremamente fresche di visione di adesso. Un nuovo menù che uscirà il 26? 27? Sì, magari una settimana dopo. No, sì, è figlio di quello che è l'inverno, di quello che sta per passare. Quindi c'è molta ricerca, a prescindere dalla ricerca di prodotto, ma c'è un sacco di ricerca storica per capire, più che per avere la ricetta, per capire le motivazioni di determinate preparazioni piuttosto che l'utilizzo di certi prodotti. Ovviamente sarà legato alla primavera, perché come è normale che sia, lo facciamo da sempre ed è normale e logico e naturale che sia così. Prodotti che siano estremamente vivi sia a livello di colore che di consistenze, perché è la stagione che chiama quello. Arriviamo da un menù di adesso invernale dove, insomma, il calore, la pienezza delle portate è stata protagonista, la cremosità, la pienezza di bocca, mentre adesso andiamo in un momento in cui la natura ci dà il croccante, ci dà il colore, ci dà tutt'altro, e quello è quello che seguiremo al 100%. Quello che stiamo facendo giù all'azienda agricola Vistamare è un lavoro lunghissimo, perché è un lavoro che probabilmente non finirà mai. Stiamo, diciamo, trasformando, stiamo finendo l'agriturismo, sarà pronto a fine anno,
saranno 4 camere, 5, e con la possibilità anche di mangiare e quindi di poter anche apprezzare tutto il lavoro fatto. Stiamo producendo l'olio, il vino, che è la parte più importante, la frutta e poi il nostro orto, che cerchiamo sempre di coltivare e soprattutto di far crescere meglio in base a quello che poi ci serve. Perché la cosa più bella è proprio quella di poter chiedere, no? Dici, mi pianti le fragole perché non trovo delle fragole buone, e quindi metti giù un tappeto di fragole, però lui poi dopo mi dice, allora me ne servono 100 kg. E io faccio, impossibile. Però dice, però dobbiamo lavorare di più, e allora ho bisogno di più roba. È sempre, no, ma è perché è un lavoro... In realtà è molto stimolante anche per noi che ci lavoriamo. A volte ti lascia, cioè chiaramente la natura non sta ai nostri tempi, siamo noi che dobbiamo stare ai suoi. Ti devi adeguare. Però è giusto così.